Ciao a tutti, sono Elisabeth Necro, benvenuti sul mio canale. In questo video volevo fare uno spacchettamento di restyle perché mi è arrivato un pacco. In realtà ci dovevamo vedere direttamente per il vlog su Siusi, però ho fatto quest'ordine inaspettato, quindi ho voluto fare un altro vlog per l'occasione. Praticamente è successo tutto una sera mentre ero totalmente disperata per le mie cose personali. E dovete sapere che noi acquari, quando siamo disperati, compriamo cose che non ci servono. E quindi insomma avevo avuto questo sclero, questo meltdown. Nel frattempo mi è arrivata un'email di restyle dicendo che c'erano i saldi. Allora mi sono fiondata senza pensarci a vedere le offerte e ho comprato due capi. E devo dire che comunque li ho comprati a buonissimo prezzo, perché erano veramente dei bei saldi, c'erano degli sconti molto buoni. E la cosa mi ha anche tirato sul morale, diciamo, per me è una cosa terapeutica. E come ho detto forse già in altri video, sì, comprare cose mi fa stare bene quando ho una giornata no. Sia cose che non mi servono che cose che sì, mi potrebbero servire, anche, cioè anche perché io penso che questi vestiti li indosserò per il concerto di Siusi o per i party a cui volevo andare nei prossimi giorni, quindi. Poi sì, riguardo al concerto, mi sa che io andrò solo a Milano quella settimana. Dovevo andare anche a Torino a fare un vlog su Torino, ma non ho preferito non andarci per non incasinarmi con le visite e tutto. Quindi farò solo il weekend a Milano. Volevo andare a un party allo Slaughter e il giorno dopo andare al concerto di Siusi, quindi mi sa che filmerò questi due eventi. E detto questo, procediamo allo spacchettamento. Allora, questo è il pacco. Thank you for your purchase. Please tag Restyle Tony to be featured on your Instagram. Ok, lo farò sicuramente. Non so se taggare il video a questo punto o se farmi delle foto più tardi per Instagram. E insomma, non leggete il mio indirizzo, c'è anche scritto il mio vero nome. Yes. Ma che, stavo leggendo in polacco? Cosa vuol dire cena brutto? No, penso che sia il netto di solito, perché anche in tedesco si dice brutto. Quindi penso, molto buffa sta cosa. Ok, allora questa dovrebbe essere la t-shirt. Per entrambi i capi ho ordinato una M perché ho paura di essere ingrassata. E spero che non mi stiano larghi veramente, perché nel caso mangerò, ingrasserò. No, penso che comunque dovrebbe andare bene. A me piacciono le cose anche che calzano larghe, quindi la t-shirt la volevo proprio larga, quindi penso che dovrebbe non esserci problema. Allora, questa è la t-shirt indossata, vado un po' più lontano. E sì, è bella larga, comoda, le spalline, mi piace un sacco la cosa delle spalline, eh? La stampa Audi è carinissima, ce n'erano altre però questa era la più, non lo so, perché ce n'era un'altra che mi piaceva, però era
troppo colorata per i miei gusti, perché c'erano anche delle decorazioni oro. Io invece sono più orientata sul bianco e le stampe bianche. Quando c'è del colore già inizio a sentirmi a disagio, a meno che non sia proprio una cosa che mi piace veramente tanto. Quindi va bene così. Ho preso questa, poi ero indecisa se prendere un'altra che era un po' più witchy, però non lo so, magari i caproni, streghe, cose così. Volevo aspettare di essere all'estero a prendere una cosa del genere, magari, perché so che qua mi rompo le palline, quindi volevo qualcosa di più sciallo, quindi va bene così. Poi magari se mi gira mi prendo anche quella con le streghe e il caprone. Questo invece è il vestito, niente, arriva appena sopra il ginocchio, scusate ma non ho spazio. E, no, direi che è molto bello, sì, mi piace moltissimo, soprattutto le lune, perché sono, mi piace questo pizzo qua, le spalline sono sempre come le magliette. Sì, è molto comodo veramente, e stavo pensando a questo punto di mettermelo al party. E, come taglia ci ho beccato, sì, perché così è bello pigiamoso, non lo so, è molto comfy, è molto, molto cosy. E a questo punto volevo vedere un attimo come ci sta la cintura. Non ne sono convinta, non saprei. Magari lasciatemi qualche commento sotto, con o senza cintura, non ne sono proprio, forse dovrei alzarla. Se sentite dei versi strani è un piccione fuori dalla finestra, comunque, che mi sta chiamando, non so cosa vuole, non ha capito che non sono un albergatore. Se proprio la devo mettere sta meglio più alta, poi vabbè, deciderò se indossarla o no, non so. Come scarpe ci metto un paio di Pikes, è buona. Sì, sto già decidendo l'outfit del party, siccome che è molto raro che vada a party, quando succede l'evento dell'anno ormai devo pensare all'outfit e tutto, vabbè. Io, non lo so, non sono convinta, non ci può stare, come no, non lo so, vabbè, nel caso ditemi nei commenti cosa ne pensate. Detto questo, mi sa che ho messo su un po' di pancetta, uffa, cioè, no ragazzi, c'è un piccione che mi sta fissando dal terrazzo. Ve lo devo troppo far vedere, scusate. È quello. Poi non so se ce n'è altri. Sì, ce n'è un altro, guarda. Ce n'è uno qua sopra. Quell'altro non so dove è scappato. Speriamo che non mi abbiano riempito il terrazzo di... cosa molto probabile. Vabbè, e non... cosa vuoi? Cioè, non so neanche cosa dargli, perché ho letto che il pane gli fa male, quindi mi sa che non gli do niente. Sta continuando a guardarmi comunque, poverino. Vabbè, vedo cosa gli posso dare su internet. Dopo questo intermezzo volatile vi saluto e ci vediamo al prossimo video.